Lo sai che Olivia è innamorata del tuo ragazzo? No, non lo è. La fai finita. Penelope? Obbligo. Baciati con Olivia. Facciamo decollare questa festa. Stringila. Carter. Verità. Quali sono le tue intenzioni con la nostra dolce Olivia? Dovevo trovare una ragazza con amici da ingannare e far venire qui. Diciamo che Olivia è stata una preda facile. Vi ho portato qui perché mi sta bene che degli estranei muoiano purché io possa vivere. Che diavolo fai? Il gioco è vero. Ovunque andrai, qualsiasi cosa farai, lui ti troverà. Stai bene? Sì. Accadono cose strane da quando siamo tornati dal Messico. Dai, piantala. Dico sul serio, io vedo delle cose. Obbligo o verità? Obbligo. So che sembra assurdo. Giusto un po'. Questa bella ragazza qui mi ha sfidato a mostrare il mio campionario. Già visto, poco interessante. Carter ha detto, di la verità o morirai. Accetta la sfida o morirai. Rifiuta il gioco. Sapete che vi dico? Vaffanculo. E morirai. Non siamo noi a giocare. È lui che gioca con noi. Che possiamo fare? Scegliere sempre verità. Obbligo verità! Marky tradisce Lucas di continuo. Lucas, aspetta. Mi dispiace. Toccami ancora e te la spezzo la mano. Verità. Non è così che funziona. Solo un gioco decide. Spezza la mano di Olivia. Lo devi fare. Per quanto ora sia arrabbiata con te, non esiste che io ti spezzi una mano. Marky, non hai altra scelta. E dai, fallo! Il gioco è troppo furbo. Metà delle persone in questa foto sono morte. Dobbiamo scoprire come è iniziato. Come si esce vivi da questo gioco? Non si esce. Non prima che tutti i giocatori siano morti. E adesso tocca a te. Sfidami a scegliere chi di voi uccidere. No! Obbligo verità. Ciao ragazzi, se amate gli horror, ho una bella lista di alcuni film che vedremo prossimamente. Partendo da Halloween. Un altro, sì, continua questa saga di David Gordon Green e ci sarà Jamie Lee Curtis. Slenderman di Sylvain White sul popolare ladro di bambini. Cadaver. La camera mortuaria di un ospedale si rivela un inferno quando un cadavere molto cattivo comincia a ribellarsi. Poi vedremo A Quiet Place, un posto tranquillo con Emily Blunt, in cui una coppia deve stare in silenzio per non svegliare una presenza sovrannaturale che vigila sulla loro fattoria. Poi c'è Obbligo o Verità, in cui una studentessa americana va in vacanza in Messico e prende parte ad un gioco che risveglia alcune forze sovrannaturali molto pericolose. Poi uno particolare è il film prodotto da Joe Dante, Teddy Bears Are for Lovers, La maledizione degli orsetti vendicativi, che vede l'esordio alla regia di Michael Bonvillain, direttore della fotografia di Alias, Lost, Cloverfield e Dal tramonto all'alba 3, basato su un corto premiatissimo del 2016 in cui piccole creature si animano e seminano il panico il giorno di San Valentino. Interessante questo. Questi sono solo alcuni degli horror del 2018, presto ve ne dirò altri e quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ciao da Valeria!